Bentrovati. Oggi Ice Lombardia omaggia l'antica pasticceria Besuschio, un raffinato laboratorio del gusto che, oltre a ricevere importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, affonda le proprie radici nel lontano 1845. Sei generazioni di pasticceri, 175 anni di studio, ricerca, esperienza e sperimentazione del gusto, che ancora oggi viene perpetuata con grande rispetto per l'ereditata tradizione. La filosofia aziendale si fonda su un'accurata selezione delle materie prime, legate alla stagionalità. Si parte da zero e vengono lavorate in laboratorio, perché la qualità si deve sentire, deve eccellere, rendere il gusto ricco, intenso e profondo, nonché genuino e tradizionale. Ambrogio Besuschio, prima generazione, nel 1845 apre la sua attività nella piazza principale di Abbiategrasso, dove tutt'oggi si producono creazioni iconiche che hanno fatto la storia, come il panettone, dolce milanese per eccellenza, che Giacomo Besuschio, insieme al cavalier Motta e al signor Alemagna, nel vecchio forno refrattario di circa 80 anni, cuore pulsante del laboratorio, composto da 60.000 mattoni, fecero i primi test sulla forma che ricorda quella attuale, ma anche prodotti da forno, quasi dimenticati, riproposti in chiave moderna. A queste creazioni tradizionali si affiancano innovazioni che uniscono l'estro che oggi non può mancare in pasticceria. Da settembre 2018 il timone dell'attività passa dal papà Andrea a Giacomo, sesta generazione, 27 anni, una laurea in scienze dell'alimentazione con una tesi sulle nuove coperture di cioccolato. Passione trasmessa e condivisa con il papà Andrea, non è caso, è tra i maestri cioccolatieri italiani più rinomati. Giacomo è un ragazzo talentuoso che sogna in grande, con capacità di rappresentare le sue emozioni attraverso le creazioni, facendo del suo operato una produzione ricercata che unisce tradizione e contemporaneità. Le sue creazioni estrose convivono con la classicità dei prodotti. Gli ingredienti non si disturbano, ma dialogano e si completano. La mia scelta cade sulla sesta, una torta esagonale che Giacomo ha ideato e progettato, dove ogni lato rappresenta e omaggia le diverse generazioni che si sono susseguite, traendo ispirazione dalla mattonella di cui è composto il pavimento della pasticceria e unendo tre ingredienti particolarmente cari, che racchiudono il forte legame quotidiano del Besuschio. Il pistacchio, di cui è composta la base morbida del biscotto che regala una bella e consistente aromaticità. Il cioccolato fondente, di cui è composto il cremoso e che occupa la parte centrale. E la gelatina di lamponi, in chiusura, che la arricchisce di freschezza gustativa. Ne esce fuori un capolavoro composto da una trama armoniosa di relazione tra componenti, che ha ricevuto il massimo dei riconoscimenti. Ad una creazione di una bella complessità ho voluto abbinare un vino altresì complesso e aristocratico, un vino caratterizzato da una lunga tradizione storica, la Malvasia aromatica di Candia, collina del Milanese IGT. È un vino per natura intrigante, prodotto in piccole quantità, dolce e avvolgente, un vino che sorprende per la sua leggerezza, complessità e morbidezza, che ben bilancia il cioccolato della torta e la grassezza del cacao e sorretta dall'ottima alcolicità del vino, che è in grado di asciugare il palato e detergere la salivazione dovuta alla succulenza del cacao. L'incisiva aromaticità del vino ben si armonizza con la struttura della creazione. Inoltre, la spalla acida è sempre molto importante, è sorretta da una leggera sapidità. Tutto ciò aggiunge freschezza all'abbinamento. La zona geografica dove viene coltivata la Malvasia di Candia aromatica IGT, collina del Milanese, ricade nella parte meridionale della Lombardia e comprende un territorio collinare nel mezzo della pianura padana, a sud di Milano, tra la pianura lodigiana e la bassa pavese. L'origine geologica della collina del Milanese è stata studiata a lungo e oggi sembra appurato che si tratta di un'appendice degli Appennini, il cui cordone di collegamento è stato tagliato dal fiume Po. Tessitura e composizione dei terreni variano repentinamente nel volgere di pochi metri, da terre bianche, ricche di argilla e calcare, a zone sabbiose e limose.
Questa diversificazione di suoli si combina con esposizioni solari, dando vita ad una serie di microzone e microclimi molto interessanti che donano alla malvasia aromatica di Candia peculiarità uniche. Per conoscere i produttori della malvasia aromatica di Candia Colline del Milanese IGT e le loro filosofie produttive, vi rimando alla consultazione della Guida Vini Plus di Lombardia 2020. Vi auguro una piacevole consultazione e vi ringrazio.